Oggi, 18 dicembre, giornata internazionale dei diritti dei migranti, presentiamo i primi risultati della ricerca che il CESPI sta portando avanti all'interno del progetto GetUp nel territorio dell'Agropontino. La provincia di Latina, e in particolare l'Agropontino, è un territorio strettamente legato al fenomeno migratorio. Secondo i dati ISTAT, i cittadini stranieri residenti in provincia di Latina al 1 gennaio 2019 sono circa 55.000, con un'incidenza del 9,5% della popolazione totale. Le comunità migranti principali nel territorio sono quella indiana e quella romena. Il fenomeno migratorio di un determinato territorio caratterizza tutti gli aspetti del vivere sociale, in particolar modo il mondo della scuola. Negli ultimi 10 anni, nella provincia di Latina, il numero di studenti con background migratorio è cresciuto del 51,6%. Analizzando i numeri per grado di scuola, si evidenzia che il 19% di studenti con background migratorio è iscritto ad una scuola dell'infanzia, il 36% ad una primaria, mentre il 19% e il 26% frequentano rispettivamente un istituto secondario di primo e di secondo grado. Dei 1.821 studenti con background migratorio, nelle scuole superiori quasi 2 su 3 frequentano un istituto tecnico o professionale, mentre i restanti frequentano un liceo. Secondo l'opinione degli studenti intervistati, soltanto il 12,13% dei cittadini stranieri nell'Agropontino è ben integrato, mentre per il 65% i cittadini stranieri sono poco integrati all'interno del tessuto sociale del territorio. La maggioranza degli studenti intervistati ritiene che lo sfruttamento in ambito lavorativo è la principale criticità per l'inclusione dei migranti nel territorio. Gli studenti italiani hanno individuato nei mezzi pubblici il principale luogo nel quale si manifestano gli episodi di razzismo. Gli studenti stranieri con background migratorio riconoscono invece la scuola come luogo principale di episodi di razzismo. La scuola, secondo la maggioranza degli intervistati, è il luogo nel quale le diverse culture si incontrano. Secondo i dati rilevati, soltanto il 9,8% degli studenti intervistati vuole rimanere all'interno del territorio nel quale vive. Le criticità legate al mondo del lavoro sono le principali cause che spingono le giovani generazioni ad abbandonare il territorio di appartenenza.